Per due pomeriggi la settimana, 30 alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado Piero Calamandrei saranno affiancati da studenti dell'Università di Firenze per lo svolgimento di compiti e l'approfondimento delle materie scolastiche. Oltre a far acquisire agli alunni autonomia e senso di responsabilità, si cercherà di aiutare gli studenti che hanno perso terreno a causa della pandemia, tra contagi e difficoltà di connessione per la didattica a distanza. Obiettivi riassunti nel progetto di volontariato iCare. Abbiamo voluto intercettare questa domanda, questo bisogno da parte di alcune categorie, soprattutto in alcune fasce economicamente più svantaggiate. Ha colpito la pandemia ancora di più perché al disagio economico si è associato un disagio di apprendimento educativo, culturale dei figli che spesso non avevano nemmeno il computer per poter studiare a distanza. Il progetto è promosso da CESVOT e Fondazione CR Firenze. Non solo si cerca di calmare questa lacuna che ovviamente nel nostro cuore, nel nostro comportamento quotidiano, ma si cerca anche di promuovere appunto il volontariato attivo. Cioè non è importante soltanto il cosa, ma credo che in questo caso sia importante anche il come, ed il farlo attivando una rete di giovani che in qualche maniera aiuteranno i più giovani di loro, credo sia un modo per raggiungere un obiettivo che sta a cuore di tutti e soprattutto farlo in un modo che possa essere moltiplicativo rispetto alle energie messe in campo. Tra i partecipanti anche Daniele, 62enne pensionato al quinto anno di giurisprudenza, della serie Non è mai troppo tardi. Sono praticamente in pensione da maggio dallo scorso maggio, sto finendo la magistrale di giurisprudenza e sto pensando come meglio impiegare il mio tempo dopo la laurea. E questa occasione delle cliniche legali, del curriculum, del tirocinio curriculare che è stata proposta dall'università con CESVOT è stata veramente una grande occasione per me, perché praticamente mi consente di fare un qualcosa di interessante nei confronti soprattutto dei ragazzi.